Una buona domenica mattina in compagnia di Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy e benvenuti al centro sportivo Mario Fabiani in Sabaudia. Appuntamento oggi per la 17ª giornata, seconda del girone di ritorno di prima categoria, girone I, ad affrontarsi Aurora Bodice Sabaudia e Maglia Rossa, squadra di casa e Cisterna Latino e Cisterna di Latina. Due squadre al vertice del girone I, quota 39 punti entrambe. Oggi si daranno battaglia. E allora si parte con il primo pallone mosso dagli ospiti sul suono del fischietto del signor Celli di Roma 1. Cisterna Calcio che arriva da ben 8 vittorie consecutive. Nella scorsa è passata per 7-0 in casa contro il Pantanello. Vittoria la scorsa anche per l'Aurora Vodice Sabaudia, che ha vinto in trasferta 0-2 contro la Virtus San Michele e Donato. Sempre allora il mancino del numero 46 con il pallone crossato all'interno dell'area di rigore. Dattilia arriva a colpire, ma la palla sorvola, la traversa. E allora è 0-0 dopo i primi 18 minuti e mezzo tra Aurora Vodice Sabaudia e Cisterna Calcio. Attenzione però, perché c'è la possibilità per i padroni di casa e c'è il gol anche che sblocca la partita. Aurora Vodice 1, Cisterna Calcio 0. Pizzicato oltre la linea dei difensori, questa almeno la lettura di direttore di gara, unico. Prima categoria, ricordiamo, non ci sono gli assistenti. Qui pallone sanguinolento perso da Pacifici. Allora la doppietta di Palmacci, che scrive nuovamente la storia di questa partita. 8 in campionato per il numero 9, la doppietta entrambe da fuori aria. 2-0 Aurora Vodice Sabaudia. Palmacci con il tacco fa passare splendidamente il pallone messo dentro e poi ha calciato Bordignon, ha risposto a Puzzo presente e quindi probabilmente arriverà a brevissimo il duplice fischio da parte del direttore di gara. C'è forse tempo per un'ultima occasione per i padroni di casa di mettere dentro il pallone, palla che termina sul fondo e fischia due volte l'arbitro. Allora è 2-0, decide la doppietta di Paolo Palmacci, risultato in questi primi 45 minuti più 3 di recupero. Primo palo Frezzotti, il cross che arriva pericolosamente all'interno dell'area di rigore, la traiettoria colpisce, la traversa e poi è gol. Accorciato subito le distanze, ha dimezzato lo svantaggio la Cisterna con la marcatura che porta al 2-1. Dovrebbe essere stato Ciarla il marcatore e infatti Pierangelo Ciarla con il terzo gol nel suo campionato trasforma e fa 2-1. Avanti dalle parti di Frate Arcangeli, anche lui subentrato, mi sono perso il cambio onestamente. Comunque eccolo il 19, nuovamente a ricevere, attenzione alla possibilità per la Cisterna. Frezzotti premia la sovrapposizione di Mason che va dentro, attenzione alla palla buona all'interno dell'area di rigore, è proprio Frate Arcangeli che si divora il gol del pareggio a 8, quasi 9 del secondo tempo, occasionissima per il 2-2 di aver subito il colpo alla testa. Però il gioco riprende con il calcio d'angolo, attenzione qui al pallone interessante sul secondo palo, allontanato, c'è Pacifici che può dare ancora vitalità all'azione offensiva. Ponzo dopo il tacco di Pacifici, bello il cross dentro, Dattilia si divora ancora il 2-2, il Cisterna che però è più che vivo. Sempre Ponzo a riprendere il gioco, Di Michele con la testa, ancora rimessa laterale, io penso si giocherà ancora nonostante siano scaduti i 5, pallone dentro l'area di rigore, Torri prova a rimetterla dentro, la palla termina sul fondo e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara e allora cade il Cisterna Calcio sul campo dell'Aurora Vodice Sabaudia che vince 2-1 grazie alla doppietta di Paolo Palmacci. E allora sale a 42 in vetta la classifica in solitaria, l'Aurora Vodice dopo lo scontro diretto resta a 39, Cisterna Calcio che non c'entra la nona vittoria consecutiva e noi ci diamo appuntamento alla prossima giornata quando Cisterna ospiterà Torrice Calcio e Academy Sabotino Mare ospiterà l'Aurora Vodice Sabaudia. Grazie per essere stati con noi da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy, buona domenica a tutti.